Come effettuare un rinfresco e un bagnetto? Bene, abbiamo visto quindi i quattro lieviti, ho spiegato, ho cercato di spiegare il più possibile come gestirli, come fare il bagnetto, eccetera. Vi faccio vedere un bagnetto, magari per la persona che è già esperta non c'è bisogno, però comunque sia, questo è un corso formativo ed è giusto che tutti vedano come si effettua. Bene, il nostro lievito è venuto a galla, quindi affiora. Lo prendiamo una volta che sono passati, adesso sono passati 30 minuti, siccome l'avevo pressato molto questo lievito, ho tolto troppo aria, ci vuole più tempo che viene a galla, quindi potete pressarlo anche leggermente meno. Allora, quello lievito madre in piemontese lo pressate molto che togliete l'acqua, mentre invece gli altri due nel sacco o libero li tagliate a fette, li potete anche tagliare molto sottile ma immergerli. Una palla. Una volta formata una palla, si fa un taglio a croce e si mette a lievitare, ad esempio per fare cornetto con lievito madre, per fare una pizza, una focaccia, eccetera. Quando ha triplicato o una volta e mezza almeno il suo volume, possiamo utilizzare l'interno appunto per pizze, focacce, panettoni, al terzo rinfresco o al secondo per cornetto con lievito madre o pizze, ed è un ottimo modo per fare un rinfresco. Quindi questa è la lezione del rinfresco, del bagnetto. Ciao!